La terza forma è quella della monarchia militare, inaugurata a partire dalla fine del secondo d.C. dalla dinastia dei Severi. Dopo il secolo d'oro degli Antonini, un periodo di grande prosperità economica e di stabilità politica, una profonda crisi investe l'impero a partire dalla fine del secondo d.C. per quasi tutto il terzo secolo d.C., determinando una situazione di grande incertezza. La crisi è innanzitutto politica e sta nel rapporto problematico tra l'esercito e le province da una parte e il centro dell'impero dall'altra. L'esercito e le province non accettavano più che l'imperatore venisse eletto a Roma. Per affrontare questa situazione di crisi era necessario dare un nuovo volto al politico, al principato. È quel che accade con la dinastia dei Severi, il cui capostipite, Settimio Severo, era un generale dell'esercito romano originario di Leptis Magna, in Africa. Egli era stato eletto imperatore proprio dal suo esercito, stanziato in Pannonia, l'attuale Ungheria. Con la dinastia dei Severi si assiste quindi al ritorno a una forma di principato ereditario. A partire da Settimio Severo, il fondatore della dinastia, il successore è designato nell'ambito dei consanguinei e dei parenti stretti dell'imperatore. Non si tratta tuttavia di un ritorno integrale al principato ereditario. Infatti Settimio Severo trasformò l'impero in una monarchia militare, un sistema di potere in cui il ruolo dominante era assegnato all'imperatore e ai membri dell'esercito, invece che alle tradizionali figure istituzionali come il Senato, i pretoriani e l'aristocrazia. Settimio Severo e i suoi successori governarono appoggiandosi sull'esercito e sul consenso delle province, riducendo progressivamente il peso e l'influenza del Senato nelle decisioni politiche, amministrative, militari ed economiche.